Buonasera ragazzi, eccomi qui. Sono in ritardo col video, lo so, scusatemi, ma volevo apposta parlare di un po' di cose, diciamo, questa sera. Cominciamo col dire che la Juventus per la 34esima volta, perché nell'albo d'oro sono 34, hanno vinto questo scudetto di nuovo. Una squadra comunque forte, che comunque si è dimostrata competitiva come sempre, anche se ha avuto battibecchi, problemi con il Napoli. Comunque è stato un bel campionato grazie a loro. Comunque volevo dire, non voglio parlare male, ma diciamo che... Allora, io sono sportivo, cioè io, se devo dire una cosa la dico, però come la penso io, secondo me, allora, se una squadra è forte, perché siccome una squadra è forte, come dovrebbe, cioè, perché dovrebbe, diciamo, prendere aiutini? Comunque, cioè, non è il fatto di criticare, ma si sa, si vede. Ma comunque, vabbè, lasciamo perdere. Perché sennò mi dicono che sono sempre il solito, che io parlo sempre, vabbè. Comunque va bene. Roma-Juventus finisce 0-0, partita comunque normale, noiosa. Ma ha giocato meglio la Roma, ma è stata una partita noiosa dal tutto l'aspetto proprio. E Sampdoria-Napoli 0-2. Il Napoli è vinto a Genova, anche se ci poteva pensare prima, perché ci doveva pensare prima a vincere. Comunque, grazie a Napoli, grazie all'Inter, la Lazio e la Roma che hanno acceso questo campionato, il Milan con Atalanta e la Fiorentina per l'Europa League, e la zona salvezza, cioè... È un campionato bellissimo, è stato un campionato veramente eccezionale. Allora, questo scudetto, tornando allo scudetto, se l'ha meritato, perché comunque la rosa più forte è quella. Comunque veniva criticato sempre Allegri, quando perdeva, ma Allegri, la colpa è di Allegri, la colpa perché non ha fatto quella. Cari amici juventini, Allegri vi ha fatto arrivare in Champions tante volte. Vi siete giocati una semifinale. Mi ha fatto vincere 7 scudetti. Cioè, voi dite che Conte è meglio, ma allora Conte nel primo anno con il Chelsea era una bomba. È verissimo perché è una cosa vera. Ma già quando eri in Champions League, è entrato in girone, nel girone della Roma poi. Col mercato che comunque il Chelsea aveva fatto, pensate che è arrivato anche secondo nel girone. E nel campionato arrivò quinto. Perché comunque una rosa come quella, perché secondo me poteva tenere testa anche il Manchester City. Ma per me, allora io parlo per me, Allegri non può essere criticato, perché comunque Allegri è un allenatore eccezionale. Alla fine dei conti la squadra è forte. Allora, Allegri ha la squadra forte, perciò la Juventus vince, perché è forte. Non è il fatto dell'allenatore, l'allenatore sta lì per allenare, per dare indicazioni, sì, anche per maturarli, perché comunque... Però la squadra deve essere forte, perché Barcellona, fino adesso, è comunque sempre stata forte. Cari amici, non voglio dire che la rubata non è quello, ma dico sempre, se una squadra è forte non ha bisogno di aiuti, non ne ha bisogno. Chiudiamo questa cosa. Parliamo un po' di Inter. L'Inter ha avuto un culo tanto, diciamo. E non viene calcolata la differenza reti negli scontri diretti, quindi se dovesse vincere l'Inter passerebbe automaticamente in Champions League.
E la differenza reti comunque di non, come ho visto, non si dovrebbe notare, cioè non dovrebbe essere calcolata, perché comunque è uno scontro, diciamo, diretto. Questo scontro diretto, cari amici, dobbiamo vincere a tutti i costi. Cari interisti, dobbiamo vincere. Siamo obbligati a vincere perché comunque è una partita che ci dà la chiave, la chiave per andare in Champions League. Per me, percentuale 50-50. Io ci credo, ma chi non ci crede, meglio che non se l'avesse, meglio che l'Inter non lo seguisse proprio. Cari amici, sarà una partita difficile. Io spero con tutto il cuore di fare un video di gioia, un video di che esalto, perché entrare in Champions League con la Juventus, con il Napoli e con la Roma, ah, spettacolare. Andare in Champions e andare a fare le partite con le migliori squadre europee. Dai ragazzi, dobbiamo vincere questa partita per entrare in Champions, dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo, dobbiamo riscattare Rafinha, dobbiamo riscattare Vecino, abbiamo preso De Vrij come difensore, abbiamo preso Lautaro Martinez, il giocatore argentino. Dobbiamo fare il possibile. Dobbiamo fare il possibile. L'Inter le possibilità ce l'ha, deve cacciare questi. Che sia chiaro. Bene amici, vi ho trattenuti per un po', ora vado, ci vediamo. E occasionalmente... venerdì farò un video che io poi l'anno prossimo lo farò, ora vi dico cos'è. Farò un video di pronostici, farò dei pronostici per questa Serie A di quest'ultima giornata e dall'anno quando comincerà la nuova stagione della Serie A si ripeterà la stessa cosa, quindi si rifarà dalla prima giornata in poi. Quindi quando venerdì prendete carta e penna se volete giocare i miei pronostici e ci vediamo. Sempre forza Inter e amala!